vuoi che ci dica? Tanto piace. Ah! Militari! Soprano militari. Ma che il tempo di dirlo che già mi ha risposto. Oh, non si fanno cadere le cose. Io vado con un mezzo bastone dietro, oltre che tutto. Tutto a posto, Tess? Stai venendo? È più lenta del solito. Sono i tuoi quelli. Quelli che rimangono. Oh, quei due palazzi! Uno è caduto addosso all'altro. Che cacchio si è fatto lì? Ehi, Regina delle Luci! Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città. Ma serviva un capo espiatorio. Ci provocava. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Beh, spero per voi che vada tutto bene. Ehi, come va? Soldati. Quella è l'uscita, la parte sotto il ponte. Sono un fan di questa realtà. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Vabbè, ma qualche volta l'hai fatta. Cioè, anche prima siamo andati in modalità stealth. E ce l'abbiamo fatta. Ma che carino. Vabbè, almeno sappiamo già che c'è qualcuno giù. Vicino alla porta. Sì, sarebbe meglio un po' correre. Non vorremmo mica farci prendere. Io prendo questo. Certamente. Ah, quello mattone ce l'ho già. Brava. Sei veloce. Ma non abbastanza. Se avete capito la citazione, siete bravissimi. Siete dei veri fan di Naughty Dog. Stiamo giocando a nascondino. Va, va, va! Allora. Beh, tu vieni qua. Rivederci. Esatto, Amundo. Allora, prima facciamo lui e poi facciamo quell'altro. E poi, so che sto dicendo troppe volte, e poi. Poi prendiamo quello di giù. Sei così bravo a fare le cose stealth. Ma adesso come corre? Quelli sono stati ammazzati, però. Vabbè, questo sta ancora giù, a meno che non sta salendo su. Infatti. Ehi, signorine, aspettiamolo qui e poi lo prendo all'ultimo. E lo voglio fare l'attacco a sorpresa. Sì, vabbè, se ti metti tu in mezzo, capace che ci scopri. Sta venendo? Ah, quanto è bello. Che c'è? Ah! Beccato! Ma sì. Dai, andiamo. Visto, ragazzi? Sono bravissimo. E tanto non verrà a prenderci nessuno. Come stai? Vado avanti per inerzia. Ce la farò. Vedi il lato positivo. C'è chi si preoccupa per te. Ma è poco più avanti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Ti faccio vedere. Attenzione.
accende e spegni sta luce. Sto guardando un po' in giro se c'è qualcosa da prendere, ma sembra proprio di no. Gianta, mia mamma no. Subito! Ehi, ehi, ehi! Su, forza, alzati. Stai lontano da lei! Lasciala andare! Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda! Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà, potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene... Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ok, cara Ellie, ci rivediamo. Ci rivediamo, vabbè, per me. Le luci. Philip Liu. Ci togliamo dalla strada, succederà. Ok, cara Ellie, sei sotto la mia copertura. Una bicicletta, non è che voglio andare a bicicletta, cioè in bicicletta. No? Va bene, andiamo a piedi. Sarà meglio muoverci. Ellie? Ci sei? Ah, fin quando c'è. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali. Abbassati! Con la morte. Non correte rischi. Ma non stiamo correndo! Se non corriamo, non corriamo rischi. Dove stiamo andando? Lassù. Così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Con questo. Vedi, i cassonetti dell'immondizia non servono solo per buttarci dentro l'immondizia. Servono anche per salirci sopra. Vedi? Si fa così. Beh, se sali. Vai, Ellie. Sei pronta? Vabbè. Forza, andiamo. Da dove si va? Sì. A volte. Hai fatto uscire una ragazzina? No. Allora, cos'è Marlene per te? Non so. È una mia. Amica del capo della luce. Quanti anni è? 12. Conosceva mia mamma. Si è presa cura di me. E ho 14 anni. Non c'è qualcosa. E i tuoi genitori? Tutti sono tutti. Se ne sono
Se invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alla luce. Lo sto facendo. Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mondo? Devo sapere il perché. La verità non mi frega niente. Ottimo. Bene. Ma però peccato che li vai a dire così. Povera Ellie. Eccoci qui. Che stai facendo? Mi ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto.